Secondo voi cosa vuol dire quello? Racconta cosa è successo stasera. Allora, praticamente ci hanno staccato i fili del wifi, semplicemente. No, non solo il wifi, ci hanno proprio staccato Sì, ci internet. hanno staccato i fili della linea. E quindi non si può più fare niente. Sentite il telefono. No, il telefono l'abbiamo spostato dietro al monitor. Sentiamo. Non c'è. Niente. Non abbiamo linea. Siamo isolati, Leo. Niente, cioè. Leonardo, neanche gli uomini primitivi li isolavano così. Sai? Cioè, 0, 5. staccare una linea vuol dire proprio vivere ancora nell'era preistorica. No, Adesso chiamo i nonni. non c'è linea. Sì, io devo chiamare il nonno per una cosa urgente. No, non c'è linea, non posso chiamare. Se mi sento male, ho uno svenimento, devo andare all'ospedale, non posso chiamare l'ambulanza perché siamo spacciati senza linea. Volete una banana? Non la potete avere perché non vi posso chiamare. Non vi posso infilare la banana nel telefono, quindi non ve la posso dare. Non la potete prendere dal telefono. Però non c'è la linea, quindi dico, nonno, vuoi una confezione gratis di banane? Vieni! E ieri va il nonno. Visto che non c'è internet, facciamo qualcosa. Questo sarà un video 5 cose da fare quando non c'è internet. Suonare un kazoo. Non c'è internet, mangiatevi una banana. Non è una banana vera, questa è una banana squishy. Guardare la TV che non trovo il telecomando. Aspettare 2 ore con una sveglia avanti. Fare una parodia ai vostri genitori! Correre verso i vostri genitori mentre fanno qualcosa! Lanciarsi nel letto! Fare i pesi con una sedia abbastanza leggera, quindi non ha senso! Dovete sapere che lì sopra c'è qualcosa. Una soffitta segreta. Eh sì, non l'abbiamo mai aperta, quindi non sapremo cosa ci può essere. Perché non sappiamo dov'è il telecomando. Secondo voi cosa ci può essere in una soffitta segreta? E secondo te? Secondo me qualcosa. E 3 cose che ci possono essere in una soffitta. Un topo randagio solitario, un uomo primitivo che è sopravvissuto in una soffitta da 1 milione di anni, tanta polvere magari. Papà, cosa ne pensi che siamo senza internet e senza linea? È uno spettacolo, guarda. E poi potete spettinare i capelli alle vostre nonne e mamme! Aiuto! Ah. Sperando che i nostri amici, nemici, cattivi, tecnici ci risolvano il problema del modem di internet e che ci riattivino presto la linea. Perché devo
dire una cosa urgente al nonno e... buonanotte a tutti, fatemi una suonata! E mi appendo qua giù. Ciao!